Gregorio, buonasera. Buon pomeriggio, buonasera. Carlo Forciniti, Corriere dell'Umbria. Neanche nei sogni migliori magari ti saresti aspettato di vincere con la tua doppietta. Che sensazioni provi? No, sono molto contento, sono molto felice, è un'emozione bella che me la porterò dentro per sempre, quindi è bello. Poi giocare derby è sempre bello, una città del genere, quando tutti i tifosi vorrebbero giocarlo e te c'è la possibilità di onorare la tua maglia, quindi è veramente, veramente bello e sono contento per come è andata. Poi ci tenevamo particolarmente e è andata bene. Gregorio, buonasera. Buonasera. Antonio Caravella, Assi, Agenzia Stampa Italia, Tifocorifo Web, Radio TV Perugia. Allora, una vittoria sicuramente importante, dedicata non solo ai tifosi, ma in una giornata in cui purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa di Ilario Castagnier. Sì. No, non è un caso che abbiamo vinto 3-0, poi nonostante anche tutto durante il secondo tempo, quindi è cascata una mano dal cielo. Quindi ci teniamo particolarmente a onorarla alla famiglia e quindi è andata bene. Senti, la prossima a Pisa ti dice qualcosa, tu sei di quelle parti. Sì, quindi... come si sente sono di Pisa. No, è un altro derby personale, quindi sono molto contento, non vedo l'ora di essere a venerdì sera. E di ripetere una doppietta magari. Magari. Carlo Giulietti, stasera si festeggia, grande vittoria, però Perugia ancora deve uscire da quella zona calda, quindi occorre sempre un grifo così concentrato e così cinico. Ma io penso che da prima di Natale, che noi siamo... È cambiata la... Che sta facendo veramente un filotto positivo, poi ogni tanto capita di inciampare, ma inciampano anche davanti. Quindi anche le squadre prime inciampano, un campionato molto difficile, quindi ogni tanto capita di inciampare anche se non si vorrebbe. Però noi stiamo facendo veramente un filotto positivo. Cioè, le ultime 4 partite, non so nemmeno quanti punti abbiamo fatto, però abbiamo perso Ascoli, ok, però prima si era 22, oggi si è rivinto. Quindi ci siamo anche noi, siamo concentrati, siamo vivi e ce la mettiamo tutta. Allora, 2 gol, Gregorio, no? Il primo in una mischia furibonda, sei stato più lesto e più bravo a metterci la zampata vincente. Il secondo forse alla fine della gara più facile oppure... No, forse più facile no, perché penso che i gol non sono mai facili, quindi la palla dentro non è facile mettercela. Quindi sono molto felice, sì, il primo gol è stato un po' fortuito, diciamo, non lo so, però è andata bene. Secondo, penso di essere stato bravo, perché non è mai facile al 95esimo fare il gol.